Buonasera, Assessore Ruello. Milazzo ha scoperto di avere un vescovo. Sappiamo tramite un comunicato del Comune che lei e il Sindaco siete stati a Roma, al Vaticano, e avete partecipato a questa cerimonia solenne in cui è stato ordinato vescovo Monsignor Borgia, e vescovo di Milazzo. Ma ci può spiegare un po' come mai Milazzo si ritrova ad avere un vescovo? Beh, innanzitutto per tranquillizzare i lettori, no, Milazzo continua ad essere parte integrante dell'arcidiocesi di Messina, Lipari Santa Lucia, con Monsignor Accolla alla guida, quindi non cambia assolutamente nulla. No, in realtà Monsignor Paolo Borgia, attualmente assessore della Santa Sede, il 3 settembre è stato nominato nunzio apostolico per la Santa Sede. Si rendeva a quel punto necessaria la sua elezione, la sua ordinazione episcopale. Solitamente un'ordinazione episcopale per un vescovo è agganciata ad una porzione di territorio. Bene, la Santa Sede, quando un po' le sedi più usuali sono già tutte occupate, da tradizione va a riesumare porzioni di diocesi che oggi non esistono più, così come è stato proprio con l'occasione di Monsignor Borgia, che per questa circostanza in qualche modo gli è stato proposto e ha scelto di essere eletto, di essere ordinato vescovo col titolo di vescovo di Milazzo. Secondo infatti le fonti della Santa Sede, Milazzo evidentemente in un remoto passato, non vorrei sbagliare, credo intorno al primo secolo d.C., fu sede vescovile. Quindi per noi comunque come comunità è stato un piacere essere presenti, dato che Monsignor Borgia pochi giorni fa aveva recapitato al sindaco una sua missiva in cui desiderava in qualche modo essere supportato da tutta la nostra città con la partecipazione al rito di ordinazione che è stato presieduto da Sua Santità Papa Francesco. Da qui quindi il piacere di essere presenti come comunità cittadina, e nelle parole del nuovo vescovo Borgia c'è tutta la volontà di voler venire quanto prima possibile a visitare la nostra città e a conoscere la comunità milazzese.